Pallavolo Serie B1 donne, lo scossone causato dal rinvio di ben due partite su tre della quarta di campionato ha consentito alla Fenice Libera Virtus di vincere la sfida casalinga 3-0 contro una Torrese Napoli arresasi troppo presto. La gara è stata condotta dalle padroni di casa con grande impegno e coraggio. Dopo l'iniziale testa a testa del primo set, Martellotti e Soci chiudono la prima frazione 25-16. Le altre due sulla falsariga del primo, anche se le campane ci danno grinta per cercare di rimanere agganciate al risultato. Le due frazioni finali 25-19-25-17 confermano il buon momento delle ragazze. Adesso poco tempo per riposare, da martedì si prepara alla sfida con Arzano che proprio in virtù del risultato delle Ofantine è stata raggiunta in vetta alla classifica. Calcio, campionato nazionale, dilettanti, gruppo Anca, sarebbe più logico dover dire senza temore di essere smentiti che i gialloblu dell'Audace Cerignola sono in caduta libera. Il prezioso 0-0 di una settimana fa aveva fatto sperare e invece il Nardò punisce gli Ofantini nel primo tempo. Vediamo le immagini con l'unica azione gol che porta la firma di Tornos di testa su azione partita da calcio d'angolo. Nel primo tempo l'Audace quasi si provoca un autogol che sventa appena in tempo. Nella ripresa almeno quattro palle gol a firma di Monopoli, Scuderi e Sico non vanno a segno. L'Audace chiude con la miseria di 17 punti e con solo 3 vittorie. Prossimo impegno in casa con l'Altamura che ha visto rinviata la sua partita contro il Molpetta. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere i risultati completi della giornata di ieri. Casarano Puteolana 3-1, Fasano Bitonto batte Fasano 2-1, Fidelis Andria Francavilla 2-1. Nardò Audace Cerignola 1-0, ad Aversa Sorrento batte Aversa 1-0, Taranto Lavello 2-0. Ricordiamo che sono state rinviate Gravina Picerno, Portici Brindisi ed Altamura Molfetta. E dopo 23 giornate di campionato l'Inter arriva e sorpassa il Milan nella lotta per lo scudetto. I nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto al Meazza con il punteggio di 3-1 contro la Lazio, grazie alla doppietta di Lukaku, al terzo gol di Lautaro e all'accorciamento delle distanze da parte biancoceleste ad opera di Escalante. Buona ripresa anche per la Roma che vince sull'Udinese per 3-2 con la doppietta di Veretout e il Tris ad opera di Pedro. In chiave salvezza importante successo della Sampdoria in rimonta sulla Fiorentina per 2-1 con le reti di Keita e Quagliarella intervallata dal provvisorio pareggio di Vlahovic. Soltanto al 90° e dopo una lunga battaglia l'Atalanta vince sul terreno del Cagliari per 1-0 mettendo ancora in difficoltà in chiave salvezza i sardi di Di Francesco. Il turno di campionato si concluderà questa sera alle 20:45 con la sfida del Bentegodi tra Verona e Parma.